Scusi, dottore, il dovere di un magistrato è quello di... È quello di fare, di lavorare. Lavorava Rocco Chinnici all'insegna del rigore della legge e dell'intelligenza nell'indagine. Siciliano, nato in un paese dominato dalla mafia, aveva fatto della lotta alla mafia, con metodi che fossero all'altezza dei tempi, la ragione della sua vita di magistrato. Qualche settimana fa ci aveva rilasciato un'intervista per un'inchiesta che doveva essere completata. Oggi ve la proponiamo integralmente. Dottor Chinnici, vecchia mafia e nuova mafia, che cos'è oggi la criminalità organizzata a Palermo e nel palermitano? Io non parlerei di vecchia mafia e nuova mafia, parlerei sempre soltanto di mafia, perché la mafia è stata e fino a quando malauguratamente l'avremo ancora, sarà soltanto mafia, cioè crimine organizzato. Ecco, ma non ci sono nuove forme organizzative, nuove forme delinquenziali? Nuovi metodi, nuovi sistemi, però la concezione, la mentalità, il modo di essere, il modo di pensare è sempre quello di 30-40 anni fa, di un secolo addietro, cioè quello di vivere al di fuori della legge e contro la legge per accumulare illecitamente ricchezze. Ecco, ma la ricchezza che deriva ad esempio dallo spaccio della droga, dalla diffusione degli stupefacenti, non può aver mutato in parte i metodi ma anche l'organizzazione della mafia oggi? Più che l'organizzazione, i metodi e sotto certi aspetti anche il modo di comportarsi, perché veda, la mafia una volta era mafia del feudo, mafia della campagna, poi è diventata mafia delle aree edificabili e del contrabbando di tabacco, oggi la mafia è diventata imprenditrice, ma questo è il secondo momento in cui va presa in considerazione la mafia, in quella che è appunto la utilizzazione di queste enorme accumulazioni di ricchezza, ma come modo di pensare, come modo di essere, la mafia è stata sempre un'associazione, l'ha definita del resto la legge La Torre, è un'associazione a delinquere di tipo particolare, che però caratterizzata dal fatto che persegue questo illecito arricchimento con qualunque mezzo, ma soprattutto con mezzi illeciti. Ma bastano le leggi che ci sono attualmente per poter combattere la mafia, soprattutto l'ultima recente legge antimafia che permette gli accertamenti patrimoniali, accertamenti fiscali e parla di associazione mafiosa? Ha dato un contributo e in che termini? Qui a Palermo soprattutto. Veda, io ritengo che la legge La Torre, la legge Rognoni La Torre, perché la legge è la integrazione dei due disegni di legge, è il solo strumento veramente efficace che può combattere il fenomeno mafioso. Perché? Perché colpisce le associazioni mafiose appunto nella ricchezza illecitamente acquisita. E se noi abbiamo detto poc'anzi che scopo principale delle associazioni mafiose è quello di pervenire all'accumulazione della ricchezza, poiché la legge colpisce la mafia appunto nell'accumulazione della ricchezza, io dico che l'unico strumento legislativo veramente valido ed efficace è appunto la legge Rognoni La Torre. I mezzi e gli uomini a vostra disposizione per fare le indagini sulla mafia, per combattere la mafia, sono oggi sufficienti? E guardi, io non posso che ripetere quello che ho detto altre volte e in altre sedi. La legge richiede un maggior numero di magistrati e soprattutto una specializzazione e una particolare qualificazione non soltanto dei giudici, ma anche della polizia giudiziaria e delle altre polizie che collaborano col magistrato. Mi riferisco alla polizia tributaria, in genere a tutti coloro i quali sono chiamati a questo difficile compito di combattere le associazioni mafiose. Lei lo può avere anche all'interno del suo palazzo il mafioso, come lo può avere all'interno del Palazzo Giustizia, all'interno del Palazzo della Prefettura o in altre istituzioni. Ecco perché è difficile, molto più difficile sradicare la mafia che non le Brigate Rosse o le Brigate Nere.